Un mese e mezzo fa speravamo in un miglioramento del gioco e anche del risultato. Sicuramente stiamo giocando bene, 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 meglio di sempre, e secondo me ci meritavamo qualche risultato, tipo oggi o con Camerano qualcosa in più, nonostante abbiamo giocato con due squadre tra le prime della classe, siamo stati lì e potevamo anche vincere. Speravo un po' di più di fortuna, però a bocce ferme domani sarò sicuramente contento, perché i ragazzi hanno acquistato un po' più di mentalità, mentre il gioco e la tecnica vanno progressivamente aumentando, conta anche l'atteggiamento, e oggi li ho visti molto meglio. Tra l'altro vi trovate in un periodo abbastanza particolare, perché ci sono un po' gli infortuni che stanno anche un po' condizionando il cammino e il vostro lavoro, no? Sì, non è una scusante, perché noi non abbiamo bisogno di giustificazioni. Sicuramente perdere un Zanon alla prima amichevole ti priva di un terzino di fuoco, una bocca di fuoco importantissima. Poi sono aggiunte le assenze di Medicina, operato ieri, che era un altro tiratore, perché non possiamo sempre tenere la partita sulle spalle di Manojlovic, che fa anche troppo, povero ragazzo. E De Ruvo oggi ci è dispiaciuto tantissimo, perché era un derby che lui voleva giocare ed è il capo della difesa, per cui tre assenze importanti unita a quella di Cioni, che non ci dà la possibilità di avere un'alternativa con De Angelis. Ecco, hai dovuto trovare delle soluzioni alternative, per esempio lo stesso De Angelis messo a centrale invece che nel suo classico ruolo di ala sinistra. Insomma, è stato anche un po' il momento dei cosiddetti esperimenti forzati, purtroppo, in questo senso. Ma in realtà questo non è un esperimento, perché De Angelis sappiamo che sarà una ala fantastica, e noi cerchiamo di farlo giocare più possibile all'ala. Sicuramente però è quello più maturo, con più esperienza, quando in certi momenti c'è da gestire la palla oppure c'è da essere un pochettino più pericolosi. Lui ha il carattere per esserlo, e quindi lo dobbiamo spostare al centro, ma gli fa bene, perché ci sono grandi campioni a livello internazionale che giocano sia ala che centrale, per cui lo completa come formazione. La settima vittoria è arrivata, bene. Però piano piano ora stiamo diventando un po' presuntuosi, perché abbiamo affrontato questa gara pensando che era facile. Io già avevo detto che i ragazzi della nazionale, che si allenano tanto e fanno un gioco veloce a livello internazionale, noi con due allenamenti, uno questa settimana perché abbiamo avuto il palazzetto occupato perché pioveva, è entrata l'acqua dentro il palazzetto, non ci siamo potuti allenare. Questo, noi che siamo un po' più esperti dei ragazzi, questo non può succedere. Allora complimenti pure alla squadra del Campus Italia, perché gioca una buona palla a mano, stanno crescendo i ragazzi, sono molto contento, ho visto dei buoni atleti. Mi piace questo tipo di progetto federale, insomma, magari ci fosse stato ai tuoi tempi, quando tu insomma eri il fulcro, il pivot della nazionale, no? Sì, questi sono sempre progetti validi, ma bisogna avere un campionato molto più elevato, sia in A2 che in elite. Io penso che i ragazzi crescono quando ci stanno dei buoni atleti a mezzo al campo, e quindi il progetto è validissimo, ma dobbiamo fare crescere pure il nostro campionato d'elite con più europei, una formula più diversa. Deve crescere il nostro campionato, il nostro movimento, perché oggi ho visto una bellissima atmosfera di pubblico, e quello fa crescere la palla a mano. Quando c'è un buon pubblico, la televisione, tutto, però ci vuole pure il livello dove si vedono delle belle giocate, un gioco veloce come abbiamo fatto oggi noi con il Campus e il Campus con noi. Oggi è stata una partita, secondo me, non invidiabile all'elite. Complimenti al Campus e a tutta la federazione che sta lavorando così. Lions Teramo in lotta tra le prime di questo campionato, al di là dei primi due stop nelle prime due giornate, nei due scontri diretti, tra l'altro tutti e due per un gol, forse questo campionato per voi si deciderà proprio nelle prime due giornate del giro di ritorno, quando rincontrerete Cingoli e Romagna, no? Che sono le due battistrada. Sì, noi abbiamo un obiettivo, sì, di arrivare sempre, giocare sempre per vincere, per arrivare nelle zone più alte, ma il problema nostro è che non abbiamo il campo. Due allenamenti o tre allenamenti che siano sono troppo pochi, perché
con l'andata del tempo, anche se dobbiamo fare un playoff, con i nostri lavoratori che non verranno sicuramente perché faranno i turni in fabbrica, le cose, è meglio dare spazio agli altri. Però noi ci puntiamo fino a giocarcela con i Cingoli e Romagna. Sì, sono state emozioni uniche, è stata davvero una bella partita, giocata a ritmi elevatissimi. Entrambe le squadre hanno espresso il loro miglior gioco. Noi il nostro gioco in velocità, loro hanno messo in campo un pelo più di esperienza rispetto a noi, però il risultato alla fine ci dà solamente un gol di svantaggio e quindi siamo contenti comunque della prestazione. Il particolare derby in famiglia è finito in parità 9-9, avete realizzato 9 gol a testa, tra l'altro i due migliori realizzatori della partita. Sì, è stato bellissimo giocare per la prima volta contro mio fratello dopo 12-13 anni, non mi ricordo quanti di anni di pallamano insieme, quindi è stata davvero un'emozione unica, sperando che si possa ripetere tantissime volte. Senti, noi ti abbiamo conosciuto come alla sinistra, con grandi doti in velocità, in seconda fase in velocità. Questa sera Trillini ti ha messo anche a centrale, insomma un ruolo ancora più di maturità quello di centrale, no? Come ti sei trovato e se vedi anche prospettive future in questo ruolo? Sì, diciamo che sono cresciuto un po' con entrambi i ruoli, sono cresciuto principalmente come ala, come hai ben detto tu, però ho sempre giocato anche lì nel ruolo di centrale, gestendo la palla. Sì, mi sto ambientando bene sempre di più in questo ruolo, con gli allenamenti che ci fa fare Mister Trillini, con tanti esercizi molto utili per la gestione della palla, per le scelte tattiche. Sì, in futuro a centrale potrei vederlo, perché no? Vediamo, allenamento e poi si vedrà.